È stato suggerito che la regina stia prendendo in considerazione un cambiamento considerevole ai suoi accordi del Consiglio di Stato alla luce del ritiro del principe Harry e del principe Andrew dai loro ruoli. Secondo Richard Eden, la regina potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione difficile se si allontanasse dai suoi doveri a causa degli attuali accordi che ha. Secondo la strategia attuale, il principe Carlo e il principe William sarebbero i primi in fila per subentrare a Sua Maestà in caso di emergenza, ma il principe Harry e il principe Andrea sarebbero i prossimi in fila se nessuno dei due fosse disponibile. Si ritiene che sia il duca di Sussex che il duca di York ricoprano ancora i ruoli di consiglieri di Stato nonostante si siano dimessi dagli altri ruoli all'interno della famiglia reale, il signor Eden ha detto a Palace Confidential. Questo è il fatto assodato che il principe Andrea e il principe Harry sono ancora due dei quattro consiglieri di Stato ora. Questa non è una specie di cosa esoterica che non ha importanza. Ciò significa che se la regina non può svolgere i suoi doveri, se si ammala, è in ospedale, allora qualcuno li svolge per suo conto. L'altro due consiglieri di Stato sono il principe Carlo e il principe William. Ma diciamo che erano all'estero per qualsiasi motivo. Per legge, sarebbero stati i prossimi due adulti in fila per il trono Andrew e Harry a essere chiamati. Ha continuato, questo è impensabile, quindi quello che mi è stato detto questa settimana è che il palazzo sta pensando a cosa possiamo fare al riguardo, ma sfortunatamente è nella legge, quindi avrebbero bisogno di portare una nuova legge del Parlamento per cambiare le cose. Express.co.uk ha contattato Buckingham Palace per un commento. Voglio dire, sospetto che cercheranno di ingannare facendo in modo che Charles e William non siano mai fuori dal paese. Una fonte reale ha dichiarato al Daily Mail, è un vero problema che il palazzo sta cercando di affrontare. Riesci a immaginare che il duca di York debba firmare documenti ufficiali, ad esempio, perché il principe di Galles e il duca di Cambridge erano entrambi all'estero e la regina si ammalò,